a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Come vi avevo anticipato in Lazio-Napoli, oggi avrei fatto un video di calcio perché il mio canale è basato sul calcio, ma precisamente sulla tattica. Ancor più precisamente, come avrete letto nel titolo, i miei, per quanto riguarda i miei punti di vista, pregi e difetti del gioco di Sarri. Ho preso spunto in primis da un video che ha fatto Falso 9, che vi lascio un click qua, cliccate qua, andate sul suo canale, guardate in maniera più schematica, in maniera più dettagliata come gioca il Napoli, fatto appunto da Falso 9. E poi ho preso spunto da me stesso perché ho lasciato un commento sotto un video di Dani per come giocava il Napoli. Inoltre voglio fare questo video per farvi capire che questo è un canale di calcio fatto da un non calciatore, da un non allenatore o da un non ex allenatore o ex calciatore. Questo perché voglio far capire agli ebeti che commentano, perché dicono tu sono obeso, basso, non puoi capire un cazzo di calcio, oppure chi mi commenta su Instagram tu non capisci un cazzo di calcio, ucciditi. Ma comunque io nel mio piccolo cerco sempre di dare una mia opinione, ovvero che io, anche stando a casa davanti alla televisione, incito i miei ragazzi come se fossi un allenatore, anche se non sono, però cerco sempre di dare un mio commento globale sul calcio. Ecco, oggi parliamo della tattica, come ho detto prima, sperando di essere chiaro e sintetico. E si sa che Peppone più sintetico uguale impossibile, perché escono sempre video lunghissimi. Allora, iniziamo col dire: il Napoli gioca bene, gioca un ottimo calcio, un calcio divertente che anche a me personalmente piace da morire. Ma la domanda è: il Napoli gioca il più bel gioco d'Italia? Per me Wayu no. E qua con questa cosa sicuramente qualche dislike, senza continuare a vedere il video, ovviamente, perché YouTube è fatto così, da bimbi minchia che mettono dislike senza guardare in video in modo approfondito. E quindi pazienza, sicuramente qua già dislike, non giochiamo il più bel gioco, dislike, detto dal napoletano, dislike, vabbè, lasciamo stare. Comunque, chiudete gli occhi, perché ora quello che vi dirò serve l'immaginazione, non è in maniera schematica, quindi usate l'immaginazione. Il Napoli gioca con un 4-3-3, Reina, Isai, Albiol, Koulibaly, Goulam, Jorginho o Diawara davanti alla difesa, Alan, Amsic, Caleon, Mertens o Milik, Insigne. Che poi c'è una differenza sostanziale quando gioca Milik o quando gioca Mertens. Allora, i pregi del Napoli per me sono pressing alto e asfissiante, creare le triangolazioni di passaggio e il possesso palla. Ma il possesso palla, cosa che molti quasi eiaculano nel vedere, oh, 70% possesso palla, mamma mia, eccezionale, pure se perdiamo, mamma mia, eccezionale, può diventare anche un difetto. Analizziamo queste tre cose in proprio brevemente. Pressing asfissiante: il Napoli dal primo momento subito va in avanti, vuole subito pressare, vuole avere subito il pallino del gioco. Perché? Perché il Napoli non è una squadra abituata a essere dominata, nel senso che vuole dominare il Napoli, perché altrimenti andiamo in crisi. Purtroppo il Napoli, se non attacca, il Napoli se non trova gol, se non gioca all'attacco, perde la partita, o meglio, non gioca da Napoli e va in crisi. E questo può essere anche un pregio come un difetto, perché Napoli pressa alto ed è buono, perché significa che non vuoi far ragionare gli avversari, però se riescono a saltare il primo pressing, sono cazzi amari. Triangolazioni, in che senso le triangolazioni di passaggio? Prendiamo per esempio Jorginho. No, Jorginho. Triangolazione nel senso che può passarlo ovunque, perché si creano diversi giocatori liberi da poter passare. Amsic e Alan avanti, i difensori dietro, Isai e Goulam esterni, e se scavalchi Amsic e Alan trovi Caleon, Mertens o Milik, Insigne.
Jorginho deve avere anche il coraggio, come l'ha avuto contro la Lazio, nella osare nel dare la palla in avanti. Qua entriamo nel merito della differenza tra Milik e Jorginho. Con Milik, come anche con Higuain l'anno scorso, sono giocatori di profondità, nel senso che si muovono, vanno in avanti a tagliare, e Jorginho, diciamo che stato, abbiamo visto che è abituato a servire in profondità l'attaccante. Infatti, quando è mancato sia Higuain sia quando è mancato Milik, Jorginho se ne è sceso un pochino, perché dall'altra parte Mertens non vuole profondità essendo un tappeto come una lattina, ma vuole la palla sui piedi, purtroppo o per fortuna, perché Mertens è un giocatore da giocare nello stretto, triangolazioni vicino 1-2, e quindi non è un giocatore adatto allo stile di gioco di Jorginho. Per me possesso palla, come ho detto, può essere sia un pregio che un difetto. Un pregio perché significa che hai tu il pallino del gioco e tu puoi creare l'azione, ma può essere un difetto soprattutto quando trovi squadre chiuse, squadre organizzate, perché un possesso palla, quando affronti queste squadre così chiuse, organizzate, diventa fine a se stesso. Quindi può essere anche di alta la percentuale del possesso palla, ma se è fine di se stesso è proprio inutile. È inutile fare il possesso palla con Koulibaly, Coulam, Albiol, Jorginho che la passa nuovamente a rete, Koulibaly allarga per Isai che la passa un'altra volta indietro, quindi sterile e inutile. Come dico sempre, quando devi affrontare squadre chiuse va bene il possesso palla, ma deve essere veloce, perché altrimenti se lo fai lento e sterile, insomma fine a se stesso, la squadra avversaria si chiude, sa coprirsi e quindi sei fottuto. Quindi c'è bisogno di velocità e ovviamente nello stesso tempo i giocatori devono essere bravi a muoversi senza palla, cosa che vedo raramente contro squadre chiuse. Con questo difetto passo direttamente a un difetto, cioè faccio tutto un discorso lineare. Il difetto, un altro difetto dove il possesso palla sterile, viene il gioco solo sulla sinistra, perché purtroppo è così, forse perché abbiamo più qualità a sinistra con Insigne, Strinic, Okulam e Amsic. Però come abbiamo visto contro la Juventus, cercavamo di affondare sulla sinistra, subito 5-10 giocatori a pressare quella zona di campo, e quindi questo è diventato prevedibile, fin troppo prevedibile. Insigne è bravo a dribblare, bravo a fare passaggi tagliati, però se è marcato va nettamente in difficoltà. Poi se viene marcato pure Amsic, addio qualità, l'unico giocatore con qualità in mezzo al campo. Non giochiamo molto sulla destra, e questo è un limite del Napoli, perché Calleon non è Insigne, Calleon non sa dribblare e non sa fare i cross alla Insigne. Calleon è un giocatore ottimo tatticamente, perché si sacrifica molto spesso, è bravissimo a leggere in anticipo i movimenti del suo marcatore, tanto che lo supera sempre alle spalle, finendo quasi mai in fuorigioco. Questo è bravo Calleon. Su Lukest, però, se viene capito, perché lo capiscono ormai Calleon, è inutile fare lo stesso gioco. Inoltre, una cosa che mi sono dimenticato di dire prima, con la differenza tra Milik e Mertens, con Milik arrivano i cross dal fondo e quindi c'è un'altra possibilità di attacco. Invece quando c'è Mertens bisogna giocare sempre centralmente, che se viene chiuso sia nei difensori sia dai centrocampisti, e quindi si crea quasi come una gabbia, quasi per evitare di dare la palla a Mertens, purtroppo siamo meno pericolosi. Questo anche dipende anche da Mertens, se si muove senza palla o no. Un altro difetto, oltre al gioco prevedibile e al possesso palla sterile quando affrontiamo squadre tatticamente preparate, è il pressing.
In che senso dico il pressing? Il pressing come possesso palla può essere sia un pregio che un difetto, perché il difetto consiste che se pressi in maniera asfissiante nel primo tempo, nel secondo tempo, giustamente, il Napoli è morto, non ce la fa più a correre. Infatti i giocatori di qualità incredibile come Cuadrado e Keita, giocatori veloci, vanno a nozze nel secondo tempo, perché la difesa del Napoli, dopo aver pressato in maniera asfissiante, cala drasticamente. E quindi questo è un punto focale, un punto fondamentale nel dire non sappiamo giusti a partita, perché se non segniamo, se non creiamo noi le occasioni, non sappiamo gestire completamente la partita. E qua Sarri deve imparare a tappare buchi. In che senso? Tu sei andato in vantaggio sia a Madrid sia contro la Juventus. Che senso ha pressare anche quando sei in vantaggio di punteggio? Bisogna saper gestire. Purtroppo questo discorso del saper gestire si collega anche a un mercato dove non abbiamo giocatori di personalità che sanno gestire la partita. Forse con un Pirlo, un Xabi Alonso a centrocampo, un Bonucci, un Kompany, giocatori top, c'è forse, c'è differenza. Purtroppo con questi giocatori, purtroppo a Napoli mancano giocatori d'esperienza. Ci vantiamo sempre dei giovani, prospetti, cioè bla bla bla, però questo pecca in certe cose come in questa. Un altro difetto del pressing è che tutti vanno a pressare. Ma in difesa stanno solo i due difensori e il portiere, che poi non è un portiere, lasciando stare questo discorso. E questo stanca ulteriormente. Nella mia idea di calcio, Jorginho o Diawara non deve trovarsi dall'area di rigore avversaria a pressare, ma deve stare, il regista deve stare in mezzo ai due difensori per evitare eventuali contropiedi avversari. Infatti l'Atalanta, il 2-0, ci ha fatto bello bello con un contropiede magistrale. E questo per me il difetto più grande, il pressing troppo alto e asfissiante, che però nel secondo tempo va a calare drasticamente. E questo per me non è il più bel gioco d'Italia e del mondo, paragonandoci assolutamente pure a Barcellona. È una cosa indescrivibile e che io non concordo assolutamente. Per me, ignorante di calcio, nel calcio per vincere serve equilibrio. Ma visto che a De Laurentiis piace questo discorso del vabbè, tanto ai tifosi piace il gioco, piace il possesso palla, piace questo, piace quello, si lava le mani, si fa una risata e i giocatori non li compra manco per il cazzo. Così, per molti tifosi, a mio parere, è molto più importante il saper giocare, il vantarsi di saper giocare, che poi se giochiamo bene e poi subiamo gol da polli, lasciando stare che non abbiamo giocatore, non abbiamo un portiere di livello, è più importante dei trofei. E questo per me mi rattrista, perché tu vieni ricordato nel calcio per i trofei che vinci, non per il più bel gioco d'Italia. Più bel gioco d'Italia, prendi 6 pappine dal Real Madrid, esci dalla Coppa Italia e sei terzo in campionato, subendo gol da Sassuolo, dal Palermo, da chiunque. Purtroppo questa è la realtà, ma io vantatevi del più bel gioco d'Italia. Io sinceramente del vantarmi mi sono un po' rotto, e qua un altro dislike è di dovere, perché io su Sassolino me lo dovevo togliere. E vabbè, per fortuna la stagione deve ancora finire e la speranza per arrivare al secondo posto c'è ancora. Bisogna crederci, mo sabato c'è l'Udinese, quindi crediamoci fino alla fine, bisogna crederci, bisogna sostenere i ragazzi fino all'ultima partita. E niente ragazzi, ci vediamo venerdì con una live dei pronostici come al solito. Fatemi sapere i vostri pregi e difetti del Napoli. Io ho detto la mia, sperando di essere più sintetico. Oddio, 15 minuti, 16 minuti non è proprio sintetico, ma comunque ci ho provato, ho parlato un po'
troppo, spero di non avervi annoiato. Come sempre fatemi sapere, come ho detto, le vostre opinioni sia del video. Tu che metti dislike, no? Fammi sapere perché metti dislike. Fammi sapere, dimmi, il video non mi piace, lo accetto, basta. Comunque, in descrizione vi lascio Facebook, Instagram, Telegram, tutto pure della press. Ci vediamo venerdì con la live dei pronostici. Forza Napoli sempre, ciao a voi.